Maserati, in fiamme, in circonvalazione, grande paura per una donna ed un bambino, a Faenza. Il rogo intorno alle 8 di martedì mattina. L'auto aveva appena imboccato la circonvalazione quando, poco dopo lo svincolo della scuola Carchiglio Strocchi, in direzione di Imola, all'altezza del nuovo autovelux, ha iniziato a perdere potenza. Poi le fiamme l'hanno avvolta. Fortunatamente la donna al volante e il bambino sono riusciti a scendere in tempo e a non riportare conseguenze dal rogo se non un grande spavento. Dopo la chiamata alla centrale operativa sono arrivati in soccorso della donna e per mettere in sicurezza la viabilità polizia stradale, polizia locale della Romagna Faentina e i carabinieri, oltre ovviamente ai vigili del fuoco. Il rogo è stato spento in breve tempo, ma l'auto ormai era stata distrutta dalle fiamme. Il tutto è avvenuto in orario di punta ed ha prodotto non pochi disagi alla viabilità. Lunghe code si sono formate in circonvallazione nelle vie adiacenti, paralizzando il traffico attorno al borgo. Non è ancora chiaro cosa abbia generato il rogo della vettura alimentata a diesel. Non si esclude che le fiamme possano essere state causate da un cortocircuito. Spento l'incendio, è poi stato necessario ripulire l'asfalto dalla schiuma utilizzata dai vigili del fuoco.